Ciao a tutti amici, in questo nuovo appuntamento concludiamo l'argomento iniziato la scorsa lezione su chitarra numero 337, gli intervalli di sesta. Nella clip precedente avete visto la seconda parte dell'esercizio numero 1, dove utilizzo, oltre agli intervalli in esame, anche gli intervalli di quarta e di quinta giusta. Arrivati a questo punto non vi resta che suonare le due parti di seguito, augurandovi un buon divertimento e rinnovando l'appuntamento alla prossima lezione, sempre da Massimiliano Cona. Thank you.